Iva Murata e Graziano Boscacci, due leggende dello sci alpinismo, sono stati loro dal palco allestito a Sondrio in Piazza Garibaldi ad aprire ufficialmente la tappa valtellinese della Coppa del Mondo. Un movimento con lo sci alp cresciuto anno dopo anno con la provincia di Sondrio a far da apripista. Dopo il 2016 torniamo di nuovo con la Coppa del Mondo in Valtellina, è una terra di tradizione per una disciplina storica che ultimamente ha avuto un successo sempre più grande, diciamo così, a tutti i livelli e specialmente in questa terra qua dove appunto è la culla di molti campioni dello sci alpinismo e noi come federazione internazionale ci fa estremamente piacere ritornare proprio qui. Per noi è l'occasione per confermare la nostra grande attenzione al territorio in cui viviamo, per poter contribuire allo sviluppo e al sostegno anche attraverso iniziative di questo genere. In aggiunta, questa manifestazione ci offre anche la possibilità di essere a contatto con i giovani, giovani che per realizzare il loro sogno, soprattutto sportivo, dedicano tantissimo lavoro. Edison è parte integrante di questi territori da ormai 100 anni, produciamo energia rinnovabile. Con questi territori ha un'interlocuzione continua e questo è un evento importante. Siamo orgogliosi di poter partecipare e sostenere la Coppa del Mondo. Coppa del Mondo è un'occasione per la Valtellina per far vedere a un pubblico vasto e importante quali sono le bellezze naturali, le bellezze culturali di questa terra. Il BIM ha voluto esserci anche in questo caso con il proprio contributo a questo grande evento importante per la provincia di Sondrio. Un plauso agli organizzatori che hanno portato avanti con caparbietà questa iniziativa, un plauso ai ragazzi, agli agonisti, agli sportivi che terranno certamente alta l'immagine del nostro territorio. Sport e turismo sono sempre più vicini e vanno di pari passo. Sì, è un binomio vincente in cui l'amministrazione provinciale ci ha creduto, ci crede e ci crederà sempre. I risultati ci sono, anche questa volta siamo al centro dell'attenzione internazionale per lo sci alpinismo.